che la malattia più diffusa al mondo è l'amore. Un padre e tre figlie, la mamma non c'è, ha preferito scopi umanitari a preoccupazioni familiari. Tre donne in età di innamoramento che con l'amore hanno qualche difficoltà. Per fortuna che in casa hanno un discepolo di Sigmund Freud, papà alias Marco Giallini, bel signore con barba curatissima ed un avviato studio da psicologo nel cuore della Roma più bella. A dirigere gli attori e scriverne la storia, Paolo Genovese, regista baciato dal successo dei Due Immaturi e dalla commedia sofisticata Una famiglia perfetta, che ci racconta la psicanalisi in tutta colpa di Freud. Veniamo alle figlie. Vittoria Puccini è una colta libraia che si innamora di un cleptomane sordo, Vinicio Marchioni, brevissimo nel ruolo in cui sono sguardi e gesti la base della recitazione. Questa ragazza è una ragazza innamorata del sogno di innamorarsi, che trova all'interno della libreria, che gestisce? Sì, all'inizio lo trova nei libri, perché si innamora di tutti i protagonisti dei suoi romanzi preferiti, è una romantica, una sognatrice, poi in realtà lo trova nella realtà. E fa un incontro però un po' particolare, perché è un ragazzo che all'inizio la incuriosisce, non capisce bene chi sia, e poi scopre che è un ragazzo sordo. Ed è stato molto bello portare in scena il rapporto tra una ragazza udente e uno sordo, perché ti fa veramente capire quanto... come possa essere la comunicazione tra due persone anche non attraverso la parola, ma attraverso altre forme di comunicazione, che possono essere la fisicità, la gestualità, anche la lingua dei segni o lo sguardo, e che ti obbligano poi in realtà ad avere sempre un contatto molto forte con questa persona, perché ti devi sempre guardare, se no non capisci quello che l'altro sta cercando di dirti. Il tuo personaggio è quello più ricco di sfumature, proprio perché non può usare la parola e quindi deve usare i gesti, lo sguardo. Come è stato realizzare questo personaggio? Beh, molto complesso, ma contemporaneamente entusiasmante, nel senso che per un attore credo che non ci sia niente di meglio che un obbligo di esprimere solo attraverso lo sguardo, insomma. Quindi un personaggio molto complesso, soprattutto perché inserito in un film in una chiave di commedia, no? Quindi trovare l'equilibrio di questo ruolo, di questa storia d'amore in un film come questo è stato molto complicato. Anna Foglietta è una lesbica che dopo la fine di una storia decide a tavolino di volersi innamorare di un uomo, ma l'istinto è più forte della ragione. Una donna che è decisamente uno specchio dei tempi, che è una donna indecisa sul suo orientamento sessuale, che è però un personaggio un po' al di fuori da quelli che avevi interpretato negli altri film. Beh, diciamo che lei non è indecisa sul suo orientamento sessuale, lei è molto decisa, tant'è che a lei piacciono le donne, punto, però non le dice bene con le donne, perché chissà perché, forse perché non ha mai trovato quella giusta. Quindi a un certo punto si stanca, è stanca e dice forse appunto non devo provare più con loro, forse sono diventata omosessuale per pigrizia, perché la prima volta ho fatto l'amore con una donna, mi è andata bene, ho deciso di continuare con loro, ma chissà, forse con gli uomini mi andrà meglio, potrebbe andarmi meglio. La risposta è no, ci prova, ma come dire, fa soltanto danni, ma dei danni divertentissimi. Infine la maturanda Laura, che ha perso la testa per il cinquantenne Alessandro Gassman, paziente di suo padre, il quale a sua volta si innamora della moglie di lui, cioè Claudia Girini. Per la prima volta negli ultimi tempi, insomma, che ti vediamo più spesso al cinema, è anche protagonista, interpreti un uomo pacato, razionale, molto serio, no? Una personalità che, insomma, conoscendo di un po', non ti seddice molto. Molto serio, ti ringrazio, no? Dicendo sei serio. No, non sono così pagato io, no. Però in alcune sfumature, insomma, mi ci ritrovo molto, anche perché sono io che faccio quello. Però, insomma, il mio rapporto con i figli è non proprio così, ma insomma, per la metà è così. Cerco di essere un papà amico fino a un certo punto, come insegnano gli psicologi, appunto. Però insomma mi ci rivedo molto. Tutta colpa di Freud è una commedia al femminile, in cui la diversità è la vera protagonista. L'amore di una donna per un sordo, l'amore omosessuale tra donne, l'amore tra generazioni lontane. È il mondo in cui viviamo ed anche la mente aperta di uno psicologo fatica ad adattarsi. Insomma, improvvisamente la tua vita, la mia, no, di persona, ti permette di immergerti in un mondo che non avresti mai conosciuto, che è un mondo completamente diverso dal tuo, quello dei sordi. Ed è fantastico, e trovo che questa è la bellezza dello scrivere.
Mentre le altre due storie di diversità, che sono una diversità d'età, perché c'è una ragazzina che si innamora di un cinquantenne e l'altra è una lesbica che vuole diventare etero, quindi fare il percorso inverso, è un qualche cosa che certo devi dargli un punto di vista, devi studiare, però è un qualche cosa in cui fa parte di più della nostra cultura, mentre invece l'handicap, la sordità, se non c'è un motivo per sfiorarla, è un qualche cosa che probabilmente non avrei mai conosciuto.